pine di manzo al vino con pepe verde, bacche rosse e caciocavallo. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo delle fettine di manzo con pepe verde, bacche rosa e del caciocavallo stagionato. Sono molto comode da fare perché praticamente si prepara il tutto prima e poi si inforna al momento di servire. Quindi ci possiamo preparare la carne e tutto il resto prima e poi ci mettiamo le nostre fettine di caciocavallo e al momento inforniamo. Sono buonissime, sono semplici da fare e di grande effetto. Quindi sono veramente comode se si hanno molte persone come ospiti. Allora, cominciamo con gli ingredienti e come al solito poi passiamo alla preparazione. Per questo nostro controfiletto al pepe verde, bacche rosse e caciocavallo ci serviranno 4 controfiletti, quindi è per 4 persone, da 100 grammi ognuno, sale, pepe verde in grani, bacche rosse, sempre in grani, cipolla o bianca o bionda sono 30 grammi, 200 ml di brodo vegetale e 4 fettine di caciocavallo. In questo caso è un caciocavallo stagionato del Beneventano. Voi potete scegliere un silano, un bel caciocavallo siciliano, insomma deve essere molto gustoso. Poi ci serviranno farina e olio extravergine e 5 cucchiai di vino bianco secco. Ho messo la cipolla con l'olio, ho messo 5 cucchiai di olio in totale. E adesso ci metto un poco del nostro brodo, giusto per farla appassire senza bruciare. Accendiamo e facciamola appassire. Ora che la cipolla è bella appassita e un po' rosolata, io ho infarinato i miei filetti e ce li metto dentro. Alziamo un po' la fiamma, preparatevi una teglia per il forno perché questi poi passeranno in forno. Facciamoli rosolare un poco da un lato e dall'altro e poi ci aggiungiamo il nostro vino bianco. Nel frattempo ho aggiunto anche il sale. Ora questi sono rosolati senza fungerli, se li tiriamo e li facciamo rosolare anche un po' da questo lato. Ora che sono rosolati anche da quest'altro lato, mettiamo il nostro vino, alziamo la fiamma e facciamo sfumare, aggiungendo anche il nostro pepe verde e le nostre bacche rosse. Ora che il nostro vino è sfumato, ha fatto un bel sughetto, noi ci passiamo la nostra carne nella teglia da forno, mettiamo un poco di brodo nella nostra pentolina, lo sto facendo delicatamente per non graffiarla. Ora ci sistemiamo la nostra carne, ecco qui il nostro brodo così abbiamo recuperato anche un po' di sughetto. Ci sistemiamo la nostra carne e ce la prepariamo già con il nostro caciocavallo sopra e al momento di servirla, questa è una comodità perché comunque noi ce la possiamo preparare prima e poi la inforniamo. Mettiamo il nostro caciocavallo e la inforniamo a 200 gradi. Non facciamo cuocerla molto, anche 220, in modo che si sciolga subito il nostro caciocavallo in forno già caldo. Appena il nostro caciocavallo si è sciolto, noi spegniamo e serviamo. Messo il nostro caciocavallo, facciamo un giro velocissimo di olio, in questo modo, e inforniamo. Ecco il nostro filetto con pepe verde, bacche rosse e caciocavallo. Buon appetito a tutti! Thank you.